Pontisola Legnago Salus. Brutta giornata in quel di Ponte San Pietro, Bergamo, per il Legnago Salus, che cade sul campo del Pontisola con un pesantissimo 6-2 che porta la firma del brasiliano Adriano Ferreira Pinto, il quale, nonostante i 39 anni, ha dimostrato tutta la sua classe e i trascorsi in Serie A. È proprio lui, inarrestabile sulla fascia destra dei padroni di casa, a innescare la prima azione pericolosa già al terzo minuto con un cross che la nostra difesa riesce a liberare. Un minuto più tardi Rizzo atterra il centravanti avversario Recinov sui 20 metri e ad incaricarsi della punizione è proprio Ferreira Pinto, che pennella una parabola che Cuoco può solo guardare entrare in porta ed è l'1-0 per i padroni di casa. Nonostante il rapido svantaggio, i ragazzi di mister Andrea Pagan non demordono e cercano di organizzare una manovra avvolgente che li porti nei pressi della porta avversaria per riportare in parità il match. E al 12esimo Vita regala il primo sussulto ai tifosi biancazzurri. 60 secondi dopo però è ancora Recino a rendersi pericoloso con il suo tiro che sfila a lato. Al 20esimo è bravo Cuoco a salvare sullo scatenato Ferreira Pinto, mentre il suo omologo Pennesi, al 24esimo, nulla può sulla deviazione di testa di Cerini, che per anticipare Veratti sul bel cross di Kevin Congiu, bravo nella sua prolungata azione personale, insacca nella propria porta. È l'1-1 che però i legnaghesi riescono a difendere davvero per poco. Al 26esimo Ferreira Pinto, dopo una magia, centra l'incrocio dei pali ed è il segnale che il Pontisola è pronto a riportarsi in vantaggio. Cosa che succede un minuto più tardi, quando Recino è bravo a servire a Vitali la palla del 2-1. Anche in questo caso il Legnago prova subito la reazione, stavolta con Veratti, che però non trova il guizzo giusto in due occasioni ravvicinate. Alla mezz'ora torna pericoloso il Pontisola, sull'asse Ferreira Pinto Recino Vitali, ma quest'ultimo è fermato dal guardaline che ne sbandiera il fuorigioco. Al 36esimo Cuoco salva su Ruggeri e a questa sortita risponde Michelotto, che guadagna un bel calcio di punizione sul quale poi lisciano tutti e il pallone si spegne sul fondo. L'ultima azione pericolosa del primo tempo è dei padroni di casa. Bella azione personale di Recino, che salta Talin e fa partire un diagonale che esce di poco a lato. Al rientro in campo il Legnago si presenta con un cambio. Michelotto lascia spazio a Sandrini e cerca di mantenere gli equilibri nonostante l'uomo in meno. Ai padroni di casa però bastano due minuti per rendersi pericolosi con un cross velenoso del solito Ferreira Pinto, sul quale Cuoco allontana con i pugni. Un giro di lancette dopo, il Pontisola è sul 3-1, spunto di Capelli che danza indisturbato sul lato destro della retroguardia biancazzurra, servendo poi Recino che non sbaglia. All'ottavo, su un evidente fuorigioco non segnalato, si libera il tiro Ghidini ed è bravo Cuoco a parare a terra. Al 10° minuto ecco il poker dei padroni di casa, velo di Ferreira Pinto per Mosca che crossa in area dove Capelli, indisturbato da due passi, appoggia alle spalle di Cuoco. Passano 3 minuti e Recino sfiora nuovamente il gol, ma spara addosso a Cuoco e sulla ribattuta la palla esce di poco. Al 16esimo Ruggeri lancia Ferreira Pinto sulla destra, il brasiliano si accentra, danza con il pallone tra i piedi e poi batte a rete per il 5-1. Al 24esimo il Legnago accorcia le distanze con Vita che di testa insacca il bel cross del neo entrato Zanetti. Al 35esimo l'arbitro fischia un rigore per i padroni di casa, giudicando come tocco di braccio un controllo in area di Marin. Dal dischetto Ruggeri non sbaglia, siglando il definitivo 6-2 con cui al 94esimo le squadre chiudono il match.